In questo video andremo a provare queste. Sono due lampadine VLED che mi sono state inviate dalla ditta Atom. A dir la verità non me le hanno inviate spontaneamente, ma sono stato io stesso a contattarli, quando invece di solito in realtà funziona il contrario. L'azienda mi contatta per potermi inviare dei prodotti per poi recensirli e provarli. Perché ho fatto questo? Perché sotto diversi video mi avete chiesto di consigliarvi un controller facile da usare, senza saldature e con tutte le sicurezze del caso. Mi sono quindi messo su internet a fare delle ricerche e mi sono imbattuto nel sito della Atom. La Atom, oltre a produrre componenti per la domotica, realizza anche controller per strisce LED di ottima qualità. Quindi ho colto subito la palla al balzo e me ne sono fatti mandare alcuni da provare. Vi anticipo già quindi che a breve nei prossimi video li vedrete. Mentre scuriosavo sul loro sito ho anche visto queste lampadine che sinceramente non avevo mai visto prima. Sono lampadine plug and play e hanno già preflashato il software VLED. Quindi basta solo che le avvitate nel portalampada, date corrente, le connettete alla rete Wi-Fi, dopodiché sono pronte all'uso. L'azienda Atom, oltre ad avere un negozio ufficiale su AliExpress, anche un magazzino in Germania, quindi comunque se vi servisse della roba le spedizioni sono abbastanza veloci, nel giro di 3-4 giorni vi arriva il materiale. Come sempre vi ricordo, se già non lo siete, di iscrivervi al canale e se il video vi dovesse piacere e essere utile di lasciare un mi piace. Questa volta ho parlato veramente fin troppo, per cui io vi auguro buona visione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Bene, andiamo a fare l'unboxing delle nostre lampadine. Fondamentalmente questa è la scatola con cui vi arrivo a casa, quindi partiamo con la prima. All'interno troviamo un manuale di istruzioni che vi spiega come collegarlo alla rete Wi-Fi e la nostra lampadina. Apriamo anche la seconda. All'interno troviamo anche qui il manuale e la lampadina. Entrambe le lampade al loro interno montano un microcontrollore SP8285 con 2 MB di memoria flash, con già preinstallato il software VLED, per mezzo del quale le potete controllare una volta collegate in Wi-Fi alla vostra rete o con un PC o con lo smartphone. Nonostante le dimensioni hanno lo stesso attacco, che è un E27, la temperatura colore varia da 3000 a 6000 K e la tensione di alimentazione è la classica di rete, per cui va da 110 a 240 volt. Differiscono tra loro per la potenza: questa è una 15 watt da 1400 lumen e questa è una 7 watt da 600 lumen. Andiamo ora a vedere come fare per collegarle alla rete Wi-Fi. La procedura è uguale per tutte le periferiche VLED Atom, sia lampadine che controller. Andiamo a fissare la nostra lampadina nel portalampada. E diamo alimentazione. Dopodiché ci spostiamo sul nostro PC, andiamo nella barra delle applicazioni e premiamo sul simbolino del Wi-Fi. A questo punto andiamo a aprire l'elenco delle reti disponibili e tra le varie reti vedrete che ve ne compare una chiamata VLED seguita da una sigla. Questa è la rete che ha creato la vostra lampada. Per cui ci andiamo a connettere. Una volta connessi vi comparirà questa pagina. Premiamo su Wi-Fi Setting
Qui andremo a inserire il nome della nostra rete e qua la nostra password. Intanto che sono qua, ne approfitto, vado a cambiare anche l'indirizzo DNS e la chiamo lampada 15 watt. Premo su Save Connect e aspettiamo che si riconnetta. A questo punto ci troviamo all'interno dell'home page del software VLED. Rispetto al classico software VLED, quello che usiamo per capirci, per comandare le strisce, questo è pressoché uguale, cambia qualcosina nelle configurazioni, ma nulla di che. Cosa molto importante invece che lo differenzia da quello classico sono queste due barre. Il canale del bianco e il bilanciamento del bianco. Spostando questo cursore andremo a scegliere la percentuale di bianco che verrà visualizzata all'interno del colore scelto, in questo caso il giallo. Spostando queste invece passeremo da un colore caldo fino ad arrivare a un colore freddo. Ripristiniamo i valori iniziali, sotto poi abbiamo la possibilità di andare a cambiare i vari colori, un po' come nell'altro. Possiamo poi andare a scegliere tutti i vari tipi di effetti. Ora chiaramente è sconsigliabile andare a scegliere tutti quegli effetti ad inseguimento, questo perché? Perché avendo pochi LED all'interno della lampadina risulterebbero più che altro come un'intermittenza. Possiamo però invece andare a selezionare effetti tipo il candle o tipo il fire, che essendo molto più progressivi si adattano meglio a questo tipo di applicazione. Altra cosa molto importante da sapere su questo tipo di lampadine è che il software VLED le considera come una striscia LED lunga un LED. A riprova, se noi andiamo a aprire infatti il segmento 0, vedete che la nostra striscia parte appunto dal LED numero 0 e arriva al LED numero 1. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo andare ad applicare preset, playlist, effetti, tutte quelle funzionalità che abbiamo visto fino ad oggi poter applicare sulle strisce LED. Andiamo ora a vedere qualche esempio pratico su cosa possiamo fare con questo tipo di lampadine. Prima di fare questo però andiamo ad assegnargli un indirizzo IP fisso. Andiamo quindi su Config Wi-Fi Setup e andremo ad assegnare l'indirizzo 192.168.1.31. Premiamo Save Connect. Nel frattempo ho connesso anche l'altra lampadina, vi faccio vedere i vari settaggi. Ho creato un nuovo indirizzo DNS, l'ho chiamato lamp7v.local e gli ho assegnato l'indirizzo IP fisso 192.168.1.28. Anche su questa chiaramente possiamo andare a cambiare colori, effetti e tutto il resto. Il primo esempio che mi viene in mente per queste lampadine è andare ad applicare un timer, quindi andare a impostare uno spegnimento automatico. Per fare questo andiamo su Config, LED Preferences, scendiamo, qui nella sezione Timer andremo a impostare adesso come esempio 1 minuto. Possiamo scegliere una luminosità target, quindi in questo caso la faremo spegnere, la metteremo a 0 e qui andremo a scegliere in che modo farlo. Lo andremo a fare in modalità secca, quindi si spegnerà di colpo. Premiamo su Save e andiamo ad attivare il timer. Passiamo all'altra lampada, quella da 15 watt, e andiamo anche qui a configurare il timer. Mettiamo sempre 1 minuto. Luminosità la mettiamo a 0, però in questo caso invece che impostare uno spegnimento secco andremo a fare uno spegnimento progressivo, quindi lasciamo impostato fade. Premiamo su salva e attiviamo anche questo timer. Come vedete nel frattempo la prima lampada si è spenta, mentre invece questa pian piano sta diminuendo la sua luminosità fino ad arrivare allo spegnimento completo. In alternativa al timer, per gestire lo spegnimento e l'accensione potete utilizzare il calendario. Questo vi permette di schedulare eventi che si ripetono giornalmente nel corso dell'anno.
Quindi potete scegliere giorno per giorno a che ora accendere e a che ora spegnere le vostre luci e con quali preset o playlist andarlo a fare. Un'altra cosa molto interessante, se avete più luci LED in più stanze potete andarle a sincronizzare tutte assieme. Premendo infatti il tasto Sync, se noi andiamo a cambiare i colori o gli effetti, come vedete entrambe le nostre lampadine cambiano. Potete poi andare a creare anche dei gruppi di sincronizzazione, quindi potete sincronizzare determinati ambienti o determinate luci all'interno di un unico ambiente. Cosa secondo me molto importante che vi deve far scegliere queste lampadine rispetto ad altre è la possibilità di integrarle al 100% nel mondo VLED. Quindi la possibilità di andare ad interagire con eventuali strisce LED o microcontrollori presenti sulla vostra rete. Per andare a vedere anche questo tipo di esempio, andiamo ad aggiungere un SP32 al quale sono state collegate due strisce LED VS2812 da 15 LED cada una. Ora anche in questo caso, andando a premere il tasto Sync, il nostro SP32 andrà a comandare tutto quello che è sincronizzato sulla nostra rete. Quindi andando a cambiare i colori, sia le strisce LED che le lampadine variano i colori. Andando ad applicare un effetto si otterrà la stessa cosa. Andando ancora più nello specifico, se io poi volessi andare a sincronizzare una lampadina con una striscia e l'altra lampadina con l'altra striscia, in questo caso ci vengono in aiuto i LED virtuali. Togliamo innanzitutto il tasto Sync. Andiamo a creare due segmenti, quindi il primo segmento sarà la prima striscia, quindi di 15 LED, mentre il secondo segmento sarà l'altra striscia. A questo punto andremo ad aggiungere le due lampadine all'SP32 come se fossero altre due strisce. Per fare questo andiamo su Config, LED Preferences, scendiamo, andiamo quindi ad aggiungere un'ulteriore striscia, selezioniamo DDP RGB Network. In base a quello che avevamo detto prima, le lampadine vengono considerate come una striscia LED di lunghezza 1 e quindi qua è già selezionata. Andremo quindi ad aggiungere l'indirizzo IP che è 192.168.1.28. Andiamo ad aggiungere anche l'altra lampadina, quindi selezioniamo sempre DDP RGB Network, lunghezza 1 e andiamo ad aggiungere anche l'altro che è 192.168.1.31. Premiamo su Save. A questo punto andiamo ad aggiungere anche le lampadine come se fossero segmenti. Andiamo su Add Segment, mettiamo Lamp 1. Questa andrà dal LED 30 al LED 31. Aggiungiamo l'altra, quindi Add Segment 2, salviamo. A questo punto possiamo assegnare un colore al segmento 1 e la lampada 1, quindi li lasciamo selezionati e li mettiamo in blu. Allo stesso modo andiamo a selezionare il segmento 2 e la lampada 2 e li mettiamo ad esempio in rosso. Così facendo abbiamo associato le lampade alle relative strisce, il tutto comandato da un unico SP32. Se qualcuno volesse sapere se queste lampade hanno anche l'audio reactive, la risposta è no. Questo però non vuol dire che non possiamo utilizzarlo. Teoricamente in questa configurazione, visto che le lampade sono collegate al nostro SP32 tramite il sistema dei LED virtuali, le lampade stesse vengono viste come striscia LED, per cui andando a collegare un microfono anche queste dovrebbero diventare reattive al suono. Per fare questo test ho utilizzato un microfono digitale INMP 441 e l'ho collegato all'SP32. Settato il microfono nel software VLED, ho poi creato una playlist che ho chiamato Audio Reactive, dove sono andato a salvare diversi effetti. Le andiamo a selezionare. Come vedete la mia voce fa già attivare gli effetti Audio Reactive. Avviamo un brano e guardiamo come si comportano le nostre lampade.
Bene, come avete visto, tramite questo compromesso, quindi l'utilizzo di un SP32 e un microfono, possiamo comunque riprodurre gli effetti audio anche se le lampade di per sé non ne sono dotate. L'ultima cosa che andremo a vedere è la possibilità di utilizzare tasti touch, tasti meccanici, potenziometri o altri tipi di comando applicati al nostro SP32 per poter andare a gestire le lampade, le strisce o entrambi. Io mi sono già creato tutti i preset che mi servono per questo esempio e li sono andati ad associare ai tasti touch. Con una pressione possiamo ad esempio andare a accendere solo le lampade, con un doppio tocco solo i segmenti e con una pressione prolungata una lampada e un segmento. Sul secondo tasto con una pressione possiamo invece andare a cambiare i colori applicati, con una doppia pressione possiamo attivare un effetto e tenendo premuto possiamo spegnere il tutto. Piccola nota, quando avete più segmenti come in questo caso, se volete creare il preset spento per alcuni di essi, non utilizzate il tasto power perché ve li spegne tutti. Dovete usare i tasti di accensione che trovate qui sotto ad ogni segmento. Con questo potete andare a scegliere quale spegnere. Comunque, come avete potuto capire, anche qua le varie combinazioni sono veramente infinite, quindi non possiamo vedere tutte le casistiche. Gli esempi che abbiamo visto fino adesso sono più che altro per darvi un'infarinatura generale su quelli che possono essere gli utilizzi di queste lampade. Considerazioni finali, secondo me sono un ottimo prodotto. Funzionano bene, fanno una bella luce, si integrano perfettamente. Avete visto comunque che queste lampade si comportano come tutte le altre strisce LED, per cui se volete andare a approfondire meglio degli argomenti potete andare a vedere i tutorial che trovate sul mio canale. Per eventuali dubbi e domande, mi raccomando, lasciatele scritte nei commenti. Il video finisce qua, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!